Ciao a tutti, sono Paolo Meneghelli, direttore di Carfishing Top. Vi vorrei illustrare le qualità di alcuni ami della linea Ethnic distribuiti da Tubertini. Partiamo dal primo, che si chiama Joker. Joker è l'amo molto probabilmente con la forma più diffusa e più utilizzata dai carpisti. Schiena di maiale, filo molto grande. È un amo adatto a impieghi all-round, cioè può essere utilizzato secondo le misure in tutte le situazioni, ma soprattutto è un amo da ambienti difficili, ricchi di ostacoli. Il rig più idoneo è un classico senza nodo, anzi in questo caso è un 360 gradi soft air rig che vediamo anche nelle pagine di questo numero della rivista. Un rig mobile molto semplice, in questo caso l'abbiamo realizzato con un terminale molto corto perché finirà all'interno di una PVA bomb. Il secondo amo si chiama Clarissa. Ha un'altra forma che è un po' un classico del carfishing, un long shank, però non piegato. Ha l'occhiello leggermente spostato verso l'interno. È un amo che va benissimo per essere impiegato con le pop-up oppure con le granaglie. Secondo noi, il rig giusto per poterlo utilizzare è un classico blowout con anellino. Capello scorre quando c'è la boccata e libera l'amo dal vincolo della pallina. In questo caso, proprio per la sua forma, è ideale per impieghi cosiddetti sliding, ovvero con un anellino che fa scorrere l'esca lungo il gambo. L'ultimo amo che vi presentiamo è il Fleur. Fleur ha la particolarità di essere un amo privo di ardiglione, ovvero può essere utilizzato in tutte quelle situazioni in cui abbiamo paura che il pesce rimanga incagliato e quindi dobbiamo essere sicuri che si liberi, oppure in quelle situazioni in cui ci obbligano, per esempio nei laghi a pagamento, a utilizzare ami privi di ardiglione. In questo caso, vista la forma, abbiamo realizzato un classicissimo, semplicissimo e sempre efficace D-rig. Ovviamente, considerata la sua forma, può essere utilizzato anche con un normale nodo senza nodo oppure con un 360 soft rig come abbiamo visto nel primo caso. Ha una forma più arrotondata dei tre, quello che ha ovviamente la forma più arrotondata, quindi si presta di più a un impiego con un D-rig, magari con delle pop-up oppure con un omino di neve. La particolarità di questi ami, al di là della robustezza e tutto, e la qualità, è proprio la punta, che è veramente affilata. È sufficiente appoggiare l'amo sulla pelle per vedere che punge fin da subito. Sono tre buoni ami che sicuramente rientrano nel novero degli ami più interessanti sul mercato.